Come ho promesso lo scorso mese, quando ho letto il messaggio di ottobre di Matthew Ward, ogni mese continuerò a leggere i messaggi che Matthew porta a sua mamma puntualmente ogni mese, da molti anni a questa parte. Per chi volesse saperne di più sulla storia di Matthew Ward e degli straordinari contatti che questo ragazzino tiene dall'aldilà con sua mamma, visitate pure il loro sito, vi metterò qui sotto il link, e ascoltate anche il video che ho fatto l'altra volta, di cui vi metterò il link in descrizione. Il messaggio che Matthew ha lasciato questo mese è un messaggio straordinario. Sono in genere sempre messaggi correlati all'attività, diciamo, con degli argomenti proprio caldi che riguardano la vita del mondo, la vita di tutti noi in generale, e sono veramente molto consolanti. Ci mostrano una prospettiva positiva degli eventi della Terra, e come ho intitolato appunto lo scorso video che riguardava i messaggi di Matthew, i messaggi di Matthew sono proprio un antidoto ai profeti di sventura che profetizzano guerre nucleari, disastri vari e così via. È un discorso che ho già affrontato molte volte, ma bando alle ciance e vi leggo dunque questo straordinario messaggio inviato il 1° novembre alla mamma. Il titolo è «Campo di potenziale energetico, messaggio da extraterrestri sulla Terra». Anime risvegliate, entrata nell'età dell'oro della terra, omicidio legale, tribunali e anime perse. Tutti argomenti molto interessanti. Dunque vediamo cosa ci dice Matthew. Con affettuosi saluti da tutte le anime in questa stazione, sono Matthew. Agitazione, scuotimento e rotolamento. Questi sono i movimenti che possono descrivere in modo appropriato il campo energetico potenziale della Terra, che è un riflesso dell'attività amplificata delle forze di luce sul pianeta per smantellare i resti della rete globale degli Illuminati. La maggior parte della popolazione non ha idea di quali siano gli eventi sottostanti che causano loro stress e paura, e non sanno di avere la capacità di cambiare qualcosa. Un'anima altamente evoluta di nome Arnold ne ha parlato recentemente, ed è nostro grande piacere condividere con voi le sue parole. Le persone della Terra credono di non essere in grado di cambiare situazioni che considerano gravi, perché non sanno che il potere della mente è illimitato. Quella conoscenza è stata loro nascosta dall'oscurità che li ha anche tenuti intrappolati per millenni nell'inganno, nell'illusione, nella paura e nelle battaglie. Vi siete offerti volontari per aiutarli a fuggire da quell'intrappolamento e siete ansiosi di provare che la vostra missione sta davvero dando i suoi frutti. Anime care, presto ne avrete la prova. I burattini dell'oscurità causeranno il caos per un breve periodo prima di accettare che le forze della luce li hanno sconfitti. Durante quel periodo l'ansia e la confusione saranno diffuse, ma quando lo splendore della luce, e la vostra è una grande parte di essa, risplenderà attraverso la polvere che si deposita e le rivelazioni verranno fuori, la gente della Terra abbraccerà l'abbondanza di energia dell'amore e si metterà in cammino per trasformare il mondo. Avete l'onore, la gratitudine e l'amore incondizionato di tutti gli esseri di luce in questo universo per i vostri inestimabili contributi a Gaia e a tutti i residenti della Terra. Grazie Suzanne per aver registrato le mie osservazioni e grazie Matthew per esserti offerto gentilmente di includerle nel tuo messaggio. E questo è il primo messaggio di Arnold, e le informazioni di Matthew si trovano su di lui anche nel messaggio dato il 16 settembre 2019. Ti ringraziamo Arnold per le tue commoventi parole di rassicurazione e per il tuo affettuoso omaggio agli operatori di luce.
Un'altra indicazione dell'efficacia della vostra luce, cara famiglia, è questa mail che è simile ad altre che riceve mia madre e che dice: da professoressa in pensione e appassionata lettrice, credevo di essere abbastanza informata fino a pochi giorni fa, quando un ex collega mi ha inviato la tua newsletter. Questa è la prima volta che vedo informazioni come questa e non riesco a smettere di pensarci. Sono particolarmente interessata a conoscere il risveglio. Come faccio a sapere se mi sto risvegliando? Viene come un impeto di illuminazione oppure in varie fasi? Mi sentirò diversa emotivamente? La nostra risposta a questa cara anima che ha scritto si applica ad ogni ricercatore di anime e grazie alle vibrazioni sempre crescenti il loro numero aumenta di giorno in giorno. Detto semplicemente, il risveglio sta entrando in dimensioni superiori di consapevolezza spirituale e cosciente. Per colei che scrive queste comunicazioni, il processo di risveglio è iniziato contemplando le nostre informazioni invece di scartarle, ma all'inizio può arrivare in molti altri modi. Potresti dubitare dell'accuratezza di qualcosa in un telegiornale, mentre in precedenza non hai mai messo in dubbio i rapporti che vengono da quella fonte mainstream. Forse leggi qualcosa che è sorprendente ma che ti suona vero e ti senti motivato a saperne di più su quell'argomento. Forse la prospettiva di qualcuno su una questione importante sembra improvvisamente molto più perspicace di quanto pensassi in precedenza e la tua visione ora ti sembra miope. Potresti imbatterti in un libro metafisico o in un sito internet che suscita il tuo interesse a saperne di più su ciò che esiste al di là dei cinque sensi. Oppure, forse in un momento tranquillo, la risoluzione di una situazione sconcertante è improvvisamente chiara e ti chiedi quali altre informazioni potrebbero esserci nell'immobilità della tua mente. Comunque inizi il risveglio, ti sentirai euforico pensando più profondamente e percependo le situazioni in modo più ampio. Sperimenterai come un senso di sollievo, così come l'umiltà, mentre impari a fidarti del tuo intuito nel distinguere la verità dalla falsità. Il desiderio di saperne di più su te stesso e sul tuo mondo inizia a farsi sentire naturale, come se tu avessi svoltato l'angolo e fossi entusiasta di esplorare un nuovo territorio. Mentre attraversi questo percorso di espansione della consapevolezza spirituale e cosciente, arriverai a sapere che sei un'anima, non una persona che ha un'anima, e hai scelto di vivere questa vita sulla Terra. Imparerai a conoscere più vite in varie civiltà in questo universo e che tra le incarnazioni vivi in un mondo spirituale. Imparare a conoscere i contratti dell'anima e gli accordi preparto ti permetterà di capire perché alcune relazioni e circostanze sono splendide mentre altre sono difficili. Imparerai che la luce e l'amore sono la stessa energia, la coscienza che emana dal Creatore, l'essere supremo del cosmo, ed è la forza più potente esistente. In questo universo l'energia viene da Dio, con qualsiasi nome tu chiami l'essere supremo di questo universo. Come aspetto di Dio sei un'anima unica, indipendente, sovrana, immortale, energicamente connessa con altra ogni forma di vita in questo universo e con il Creatore. Oltre a vederti come un membro multidimensionale della famiglia universale, imparerai le tue potenti capacità innate. Ogni passo che farai lungo questo percorso di scoperta evocherà un profondo senso di stupore, appagamento e gratitudine per la nuova conoscenza. Tuttavia la realtà della tua esperienza è ancora più profonda. È stato un processo di scoperta di te stesso e ciò che hai imparato non è una nuova conoscenza. Tutto è già noto a livello dell'anima e attingendo consapevolmente a quella vastità stai ricordando ciò che già sai. La legge universale dell'attrazione,
Il simile attrae il simile, sta riunendo le anime risvegliate e che stanno risvegliandosi. Questa connessione di spiriti affini continuerà fino a quando non ci sarà unità nella coscienza collettiva e l'età dell'oro della terra potrà iniziare a fiorire con gloriosa serietà. Manifestare quell'era sublime comporterà la creazione di nuovi sistemi, istituzioni, politiche, metodi e atteggiamenti per sostituire i vecchi che non servono più a nessuno scopo. Per millenni quei modi che sono radicati nella durezza, nell'ignoranza, nell'ingiustizia, nella divisione, nel pregiudizio, nella disparità economica e nella guerra hanno consentito a innumerevoli anime in questo universo di sperimentare ciò che hanno scelto per completare le lezioni karmiche di terza densità e raggiungere l'equilibrio in modo da poter evolvere alla quarta densità. Il tempo per questo sta rapidamente volgendo al termine sulla Terra, quindi le anime che vogliono completare il karma di terza dimensione si incarneranno in un mondo di terza densità che offre loro le circostanze di cui hanno bisogno. Il percorso di transizione dai vecchi modi al nuovo sarà un'avventura gioiosa ed emozionante per tutti coloro che scelgono di andare in quella direzione. Tuttavia, alcuni passaggi che stanno aprendo la strada a quel percorso potrebbero non essere facilmente accettati e ringraziamo l'anima sensibile che ha scritto di uno di questi passaggi che dice così: «Vorrei sapere come si sentono le anime della vostra stazione celeste quando si trovano di fronte a una condanna a morte di persone che commettono crimini terribili invece dell'ergastolo? Cosa dite di noi spiritualmente ed evolutivamente se sanciamo l'uccisione legale, anche se la revisione dell'aldilà sarà una severa punizione? Potrei sapere perché per alcuni civili i processi si svolgono nei tribunali militari invece che nei tribunali civili con una giuria di pari? Potete spiegarmi perché Dio permette a qualcuno dei suoi figli di diventare un pericoloso criminale e anima perduta? Che tutti i membri della nostra famiglia universale si perdano nella misura in cui alcuni hanno perso la strada è una profonda tristezza per tutti noi di questa stazione. Tuttavia, quella sensazione non può persistere perché le sue basse vibrazioni interromperebbero il flusso continuo di luce che aiuta a mantenere l'equilibrio dell'universo. L'oscurità nel vostro mondo non può essere completamente estinta se le persone che hanno commesso crimini contro l'umanità vengono imprigionate. Gli individui che hanno pianificato e portato a termine la pandemia sono coinvolti in traffici sessuali e nella pedofilia, partecipano a rituali satanici e commettono altre atrocità e sono burattini dell'oscurità. Finché essi vivranno sulla Terra, i loro pensieri e sentimenti continueranno a generare le vibrazioni più basse. Le vibrazioni, alte o basse, sono contagiose. È facile vedere quanto velocemente si diffondono le alte vibrazioni di gioia e di risate. La diffusione delle basse vibrazioni diventa evidente solo quando è troppo tardi per invertire il suo corso distruttivo. Ecco perché le forze oscure sono state in grado di annientare civiltà in altri mondi e annientare interi pianeti. È per questo che quella forza per due volte è stata in grado di conquistare antiche civiltà nel vostro mondo e molto più tardi di far precipitare il pianeta nella profonda terza densità. Gaia non vuole che succeda di nuovo. I civili i cui processi sono nei tribunali militari sono individui che hanno commesso uno o più dei suddetti crimini. Con buona ragione non vengono processati nei tribunali penali, dove sono frequenti corruzione, minacce, menzogne, ritardi strategici, occultamento di prove incriminanti, false accuse, tecnicismi che portano all'archiviazione del caso e al patteggiamento. Inoltre i verdetti di colpevolezza poi possono essere appellati. Niente di tutto ciò accade invece nei tribunali militari. Quando le prove sono schiaccianti e inconfutabili, il verdetto è colpevole e una punizione che si adatta al crimine. Tutto viene gestito in modo legale, giudizioso
e rapido. Per favore, non interpretate il fatto che affrontiamo la pena di morte per le persone colpevoli di aver commesso atti irragionevoli come il nostro avallo di anime che uccidono altre anime. È che capiamo perché in questa situazione questo è necessario. Manifestare il destino della Terra alla sua età dell'oro richiede lo sradicamento di tutta l'oscurità sul pianeta, e ciò non può essere ottenuto se i burattini delle forze oscure, e sono molte migliaia, continuano ad emettere le basse vibrazioni che consentono all'influenza delle forze del male non solo di rimanere, ma di diffondersi. Nel messaggio del mese scorso abbiamo parlato del potere di perdonare le anime. Ciò che abbiamo detto in quel messaggio è particolarmente rilevante per le persone di cui parliamo oggi. Allora, il processo di revisione della vita non è un sostituto dei processi legali della vostra società ed è un malinteso che la revisione sia una punizione. È la legge universale della fisica che riguarda le conseguenze delle azioni e delle intenzioni del libero arbitrio di un individuo. Un film per tutta la vita che include gli stessi sentimenti di ogni persona la cui vita quell'individuo ha toccato. Molte revisioni sono occasioni gioiose che possono essere considerate con riverenza come il gran finale della vita di una persona gentile e premurosa della Terra. Non è il caso degli individui a cui si riferisce la cara anima che ha scritto. Se Dio potesse impedire a qualcuno dei suoi figli di diventare atroci criminali, sicuramente lo farebbe, ma non può. È obbligato a onorare il dono del libero arbitrio del Creatore a ogni anima di questo universo. Non gli è permesso interferire, anche quando alcuni dei suoi figli trattano gli altri in modi irragionevoli, iniziano guerre o intraprendono un genocidio. In quanto un'amalgama di ogni anima in questo universo, sono le sue parole, egli conosce ogni pensiero e prova ogni emozione, dalla gioia al dolore, dalla sicurezza alla paura di tutti i suoi figli, e soffre lo stesso dolore fisico che provano loro. Per noi è un peso inimmaginabile, ma egli lo porta volentieri, perché il suo amore per tutti i suoi figli è incondizionato. Le anime cosiddette perdute sono come la provincia del Creatore e sono la fonte dell'energia di luce e amore in cui hanno avuto origine tutte le anime nel cosmo. È l'unico potere che può dichiarare un'anima perduta. Se dopo la miriade di vite di un'anima delle tenebre e le continue offerte dell'aiuto delle forze della luce per liberarci dall'influenza delle forze oscure, quest'anima sceglie ancora la via dell'atrocità, della violenza e della paura, il Creatore attira l'energia dell'anima in sé. Quando ciò accade, ed è estremamente raro, è come se quell'anima non fosse mai esistita. Ora, amati fratelli e sorelle, concludiamo il nostro messaggio con l'amore e l'elevazione delle parole di Arnold, che così dice: vi siete offerti volontari per aiutarli a fuggire da quell'intrappolamento e siete ansiosi di provare che la vostra missione sta davvero portando i suoi frutti. Anime care, presto avrete questa prova. Avrete l'onore, la gratitudine e l'amore incondizionato di tutti gli esseri di luce in questo universo per i vostri inestimabili contributi a Gaia e a tutti i residenti della Terra. Amore e pace, Suzanne Ward.